mi dà questa possibilità, ringraziando tutti voi anche con i sacrifici che tutti sappiamo di essere qui presenti. Io sto combattendo una battaglia da 30 anni, una battaglia personale che però in 3 minuti lascio perdere e dedicherò lo spazio per chi ho cercato, dopo le amarezze e le esperienze negative sul mio fatto, di diventare utile a chi da solo magari non riusciva ad uscire dalle secche che queste maglie così intricate di questa giustizia che abbiamo sentito purtroppo ci attanaglia e ci fa togliere quasi la volontà del vivere, come in molti casi poi accade i suicidi. Abbiamo avuto, poi ricorderò il fatto a Verona di un associato che si è impiccato, il Pino Zavidi qui presente, e siamo stati al funerale. Quindi amarezze molto profonde che sono l'apice di un paese, il nostro paese, che dovrebbe emanare la giustizia e che tutti ci appelliamo perché crediamo che andando dentro a una stanza di tribunale di ottenere quella verità, quella giustizia che nelle carte, nelle cose c'è, però poi alla fine dobbiamo renderci conto che questa non viene mai riconosciuta a chi effettivamente ce l'ha. E qui cominciano i drammi familiari, la rottura di una famiglia, i figli che si perdono per strada, e abbiamo casi dove non sappiamo più da che parte sbarcare il lunario, perché ormai i costi dell'avvocato, perché un avvocato, 2, 3, 5, 10 avvocati li troviamo tutti, perché pensiamo che il prossimo sia meglio del precedente, e invece io purtroppo ce l'ho con i giudici, non con tutti sicuramente, ma credetemi che anche i signori avvocati contribuiscono in modo molto preponderante a far sì che la giustizia italiana non funzioni, perché così è il loro tornaconto, così vivono perché dicono è colpa del giudice che questa causa viene rinviata, e non dicono mai che 2 avvocati si presentano davanti al giudice per far sì che questo giudice non possa avere mai la verità e questa la causa non finisce mai. Questo è il sacrosanto problema, che poi il giudice si fa paravento di questo per dire che c'è un avvocato che porta una tesi, l'altro porta l'altra tesi che si contrappone. Poi troviamo che nel momento in cui la procedura va avanti, in una questione parliamo pure di un'esecuzione immobiliare per poi parlare poi del fallimento, quando non funziona, quindi quando poi ci troviamo di fronte alla causa, dicevo, di una esecuzione immobiliare o di un fallimento, questa procedura trova il giudice che c'è già un'accordata con il curatore fallimentare, con il notaio, che poi contempla l'atto che non porta mai la verità dei fatti e assegna un bene, magari il 99% impropriamente, che si va a scavare, si trova la lacuna, si trova che quel notaio è parte della casta, si trova che il custode delegato, perché la mangiatoria continua, il custode anche lui fa la sua parte. Quindi diceva l'Anna Maria prima che se c'è un cadavere sul letto non importa, lo buttiamo fuori lo stesso di casa le persone. Quindi se dobbiamo ragionare in questi termini, credetemi che noi oggi da qui dobbiamo uscire talmente uniti, talmente forti, talmente consapevoli, talmente certi che l'Anna Maria, il suo percorso di 322 km da Taranto a Napoli, è stato un messaggio a tutti noi, perché io l'ho chiamata dopo di averla seguita in quel percorso. Per cui ho valutato e ho ritenuto di essere qui oggi a testimoniare, di fare la mia parte, di contribuire assieme a tutti quelli che siamo qui a far sì che la voce nostra non venga spenta, non dovrà essere spenta. Abbiamo dei figli, abbiamo dei nipoti, abbiamo delle generazioni che devono essere aiutate.
E io sono pronto non fare come ha fatto l'amico di Verona che si è immolato per tutti noi, per tutti noi. Questo Rolando Bicico si è immolato, non ha retto più dopo 30 anni di battaglie, si è messo la corda al collo e dopo di avermelo detto, di aver implorato, di aver fatto appello a quanti possibili, nessuno l'ha ascoltato, addirittura Striscia la Notizia si è presentata e l'ho preso per i fondelli e lui ha detto non ce la faccio più, dopo che Moreno Morello era arrivato a prenderlo in giro. E quindi questi sono i drammi che lascia due figli, tre nipoti e quant'altri che mi dicono che vogliono seguire questa strada. Allora noi dobbiamo arginare almeno questo fenomeno. I suicidi, tacciono. Oh, c'è il coronavirus, ma quanti suicidi abbiamo ogni giorno se vengono tacciuti? Perché non dicono quante persone per effetto di queste male cose che vengono gestite in questo paese si ammazzano i genitori, lasciano in eredità poi anche il carissimo prezzo agli eredi e non sanno più come sbrigare quelli che c'è. Io il mio accorato un appello che da oggi veramente ne usciamo qui tutti qui presenti più forti, più consapevoli che noi abbiamo in mano la leva della ragione e con la ragione non può essere mai smontata. Io ho superato delle cose come essere picchiato dalle forze dell'ordine, soprattutto in carcere. Io sono stato oggetto, ho un bene da 30 anni sequestrato dalla politica di Cavour perché me lo vogliono rubare, con degli avvocati della massoneria, tutte cose denunciate perché io, queste cose che sto dicendo a voi velocemente, ho 220 ore di diretta televisiva dove ho fatto nomi e cognomi di tutti i magistrati, di tutti gli avvocati, di tutti i curatori fallimentari, di tutte le persone che secondo il mio punto di vista avevano agito malamente. Nessuno, vi dico qui, mi ha mai denunciato, ho 70 anni, nessuno mi ha denunciato. Però tengono in piedi un'esecuzione immobiliare di 17 anni, la estinguono perché il tempo, la procedura non poteva più reggere e io avevo retto, mi dichiarano dopo 6 mesi fallito, non ho un debito. Non avendo un debito io oggi sono dichiarato fallito, vengo denunciato per bancarotta fraudolenta, 6 anni di processo penale, vengo assolto, dopo 6 anni vengo assolto. Ora, tra qualche giorno, ho messo sotto torchio la curatrice, una criminale di prima categoria, che in combutta con i magistrati, che ho tutto ben sequenziato, finalmente l'ho portata a processo. E ho la fortuna che un giudice ha fissato camera di consiglio, qui a ottobre. Quindi spero di avere finalmente, non ho grandissime, però ho la consapevolezza, l'energia così tanto forte, in quel momento dovrò scardinare, per non tanto per me, per tutti noi. Ecco, se il motto, io non voglio dilungarmi, ma dovrei dire che tutto nasce da un avvocato che è stato morto con un nonno che era vivo. Mio nonno è rimasto vivo 7 anni. E da questo momento io ho detto, ma la mia vita, se un avvocato può scrivere morto a una persona che è viva, e da qui in scenario la causa di Luca Pione, quando io sono venuto a conoscenza che un giudice amico invitato in Sicilia da questo avvocato massone a fare le ferie ha dato Luca Pione, ho portato il certificato di esistenza in vita della pensione di mio nonno, non se ne fa più niente. Io voglio questa verità, mi dovete ammazzare, ma questa verità dopo 30 anni io ancora la voglio, è un mio diritto, mio nonno era vivo. E da qui hanno incenato l'esecuzione immobiliare, il fallimento, volevano farmi 2 anni fa il TSO, io per fortuna ero qui a Parioli a Roma dal Comando Generale dei Carabinieri, ma Cavale, il mio sindaco, un delinquente e un criminale che ho detto andate a Cavale, a Dia, 6 mesi fa in televisione, non mi muovessi più di qua, era in Italia, andate a Cavale ad arrestare il criminale del sindaco, avvocato Striuli Luciano, il mio sindaco di Cavale perché è un criminale. Come niente. Come? Niente. Ho in corte d'appello a Venezia, l'ho raccontato prima e poi mi fermo e lascio lo spazio. Poi ho messo le mani al collo al magistrato, che era quello dell'esecuzione, per soffocarlo. Come niente. All'ultimo momento ho tolto le dita, non mi ha denunciato, non ha niente. Ma uno deve arrivare a queste cose? Deve arrivare a queste cose? No, non è.
una sola. Comunque ricordatevi che, lo leggo in latino, fluctuat nec mergitur, siamo guagnati ma non sommersi. Quindi ci hanno guagnati ma noi non siamo stati sommersi. Io ho fatto il sommergibilista, quindi so anche venire a gara da queste grandi difficoltà. A tanto 2 anni ho fatto. Viva tutti noi!